E benvenuti da Tina e Vivo e Vivo. E oggi siamo qui con il bellissimo Smart Globe Explorer AR della Oregon Scientific. Allora, ragazzi, mettiamolo qui, se no io non mi vedo. Così. Vai, tu vai più là. Perfetto, è grandissimo. Questo qui non è un semplice mappamondo, perché ormai i mappamondo sono superati grazie a lui. Un mappamondo interattivo e completamente nuovo. Come sapete, noi avevamo, anzi abbiamo ancora, un mappamondo, come avete visto nel room tour, che però era addirittura di quelli gonfiabili, quindi semplicissimo. E quando abbiamo visto questo qui, abbiamo detto... Oh mio Dio, dobbiamo assolutamente prenderlo, perché ragazzi ci sono, cioè grazie a questo mappamondo... Perché te l'hai fatto? Vedi tutto quello? E vedi poi i dinosauri? Sì, bravissimo, grazie a questo mappamondo scoprirete come è fatto la Terra, come è fatto il mondo, attraverso la realtà. E poi dopo si apre e dentro vedremo queste due parti. Bravo! Allora, infatti grazie a questo... Noi perché l'abbiamo preso? Primo perché, vabbè, ci ha tirato subito tantissime funzioni che vedremo dopo. Poi perché Pippo ha iniziato... Anzi, Pippo, mettiti un pochino più là così ti vedi, ok? Anche perché Pippo ha iniziato le elementari. E quindi per imparare la geografia è perfetto, perché voi imparerete la geografia giocando, che è la migliore cosa. E poi comunque serve anche a me. Infatti, questo gioco si può impostare su tre fasi. Tre fasce di età, dai 5 agli 8 anni, quindi per Pippo, poi dai 9 ai 14 e poi dai 15 in su. Quindi io metterò la funzione dai 15, la modalità dai 15 anni in su e Pippo dai 5 agli 8. Ok, allora adesso diciamo brevemente le informazioni e poi lo apriamo perché non stiamo più nella pelle. Allora, qui c'è scritto i passanti a te, lo sto aspettando. Ok, allora, qua c'è la marca Oregon Scientific, poi c'è il nome Smart Globe Explorer AR, realtà aumentata. Cioè ragazzi, vedete proprio come è fatto in realtà il mondo, quindi bellissimo. Poi è consigliato dai 5 anni in su. Poi andiamo dietro, guardate che bello. Qua appunto fa vedere come con questo mappamondo si vede la realtà. Ok, Pippo si vede. Allora, e qua dice che cosa impareremo con questo mappamondo. Ovvero, impareremo il sistema solare. Allora, aspetta, vi faccio sentire un attimo. No, dopo Pippo, dopo, che c'è anche una funzionalità che dopo vi diciamo. Qua sotto. Sì. Allora, quindi con questo globo imparerete come è fatto il sistema solare. Poi, la struttura interna della Terra, infatti, questo si aprirà, ragazzi. Vedremo come è fatta la Terra all'interno. Poi, scopriremo i dinosauri, infatti, appunto, li vedremo. Io mi voglio vedere il T-Rex! Sì, in 3D. Poi, monumenti e gli animali. Tantissime cose. Allora, poi, ci sono più di 20.000 contenuti educativi, 42 giochi, quindi tantissimo. Ah, poi potete, ci sono più lingue, ovvero l'italiano, l'inglese, che sono incluse. Poi invece potete scaricare lo spagnolo e il francese, quindi veramente per tutti. E poi ci sono appunto 220 paesi da esplorare, più di 220. Comunque, ragazzi, è una cosa spettacolare. Allora, io... È formato... Ha anche un proiettore ricaricabile, che sarebbe questo qua. Allora, apriamo, dai, non sto più nella pelle. Quindi lo apriamo e poi ve lo facciamo vedere. L'abbiamo aperto. L'abbiamo aperto, ragazzi, è troppo, troppo, troppo bello. Allora, appunto, la penna, il proiettore, è questo qua. Dove avevo visto sta cosa? Wow, c'è anche il cassettino! Perfetto, dopo lo apriamo. Allora, direi subito di iniziare a vedere qualcosa, fare qualcosina. Allora, accendiamo questo pulsante. Ah, prima vi volevo dire che si trovano le istruzioni all'interno e anche il cavetto USB per ricaricare la penna, che impiega circa 2 ore di ricarica. Ho visto, okay. Un attimo. Sì, rimettiamo dentro. Cioè, guardate, anche il design è troppo bello. Qua, poi di qua c'è il nostro cassettino di studio. Bravo, qua c'è il cassetto. C'è la mappa. Wow, che bello, questo qui per quando si apre, forse? Sì. Sì, il supporto, guardate che bello. Ah, c'è la cartina dell'Italia. Dai, bella, dai. Aspetta, Pippo, prima lo mettiamo qua. No, mettiamo verso la mia parte, il cassettino. Non si può, sì. Solo di qua. E poi qua c'è il posto dove mettere la penna. C'è il giro. Allora, direi subito di iniziare, ragazzi, guardiamo un po'. Poi qua c'è anche il cavo dove ricaricare per mettere le cuffiette. Vediamo la mappa. Ok.
Intanto ascoltiamo. Andiamo. Ghiacciato. Ah, bisogna tenere premuto. Ok, guardate un po' se è acceso. Poi premete. Sentiamo un po'. Smart Globe di Oregon Scientific ti dà il benvenuto. Che bello, c'è che musichetta. Vediamo un po'. Aspetta. Per iniziare tocca un tasto e seleziona un'attività con la penna. Poi tocca un punto qualsiasi per ascoltare più contenuti. Perfetto, allora infatti qua ci sono tutte le cose che si possono sapere, ovvero il continente, l'ora locale, caratteristiche, la storia, varie cose. E poi dopo si clicca sullo stato, sul paese. Aspetta, Pippo, mettiti allora, di là. Se mani. Allora, vediamo un po', seleziona, vediamo un po', cosa facciamo Pippo? Di cosa? Ad esempio facciamo il... Ah, c'è anche l'inno nazionale, il clima. Vedete? E poi vediamo un po'. Germania! Della Germania, a vedere. Ok, Pippo, vedi qua? Si gira, bellissimo. Quindi andiamo in Germania. Vediamo un po' se riesco a farvelo vedere Germania. Bene. Germania qua sopra. Germania ha un clima continentale secco, caratterizzato da correnti di aria fredda quasi tutto l'anno. È un clima secco sia in inverno che in estate. Cioè... È troppo bello, vi dice tutte le informazioni. Proviamo adesso facciamo paragona. Popolazione, superficie, moneta. Ad esempio la moneta. Per paragonare la moneta, tocca due luoghi. Ok, come allora, ti chiamo? Allora. L'Australia? No, sì. Australia. Troppo bello. E poi Pippo decidi tu l'altro? La Francia. La Francia? Secondo punto, Francia. Moneta. Un dollaro australiano in Australia equivale a è circa 0,68 volte un euro in Francia. Cioè ragazzi, ma cosa vogliamo di più? Quante informazioni, troppo bello! Poi c'è anche localizza, impara. Quindi infatti solite curiosità, le notizie dal mondo, il pianeta Terra, quindi tantissime cose. Adesso naturalmente non le ascoltiamo tutte, perché se no ci mettiamo una vita. Comunque, adesso Pippo, io direi di guardare l'interno, anzi no, di scaricare l'app. No, prima facciamo vedere un bel interno, dai. Allora, quindi prima vi faccio vedere l'interno, lo guardiamo insieme. E poi dopo guardiamo con l'iPad. Tocca un tasto e seleziona un'attività. Arrivederci, ok. Dobbiamo parlare noi, perfetto. Allora, quindi prima guardiamo l'interno e poi con l'iPad guardiamo in 3D. Allora, mi serve questo per appoggiare il coso. Vediamo un po' che cosa bisogna fare per guardare l'interno. Tirare fuori il cassetto dal lato della base del globo, bravissimo, che l'ha fatto. Aprire il cassetto e metterlo su una superficie piana. Quindi lo mettiamo qua sul tavolo, così. Poi, intanto, vabbè, mettiamo la penna. Poi, allora... Ah! C'è il posto qui per la penna. Per attivare la realtà, la funzione realtà aumentata, scaricare e installare l'app sul tablet, smartphone. La presente app supporta sistemi. Ok, installare e attivare l'app. Ok, quindi dopo che avete tirato fuori il cassettino, l'avete aperto, l'avete messo sul tavolo, premere il pulsante di sblocco sulla struttura esterna e togliere con cura il globo. A questo. Ok, che sarebbe? No, questo qua forse. Ve lo facciamo vedere. Questo qua, azzurro. Quindi lo premiamo, vedete? Infatti il globo va via. Wow! Oh mio Dio, ragazzi! Ok, Pippo, mettiamo via. Appoggialo qui. Perfetto. E adesso, vediamo un po', aprire il globo e posizionarlo sul cassetto. Lo apriamo forse da qua, con pulsante. Ah no! No! Ah sì, prima avevo visto una per tuo. Ah, da qua, giusto. Da qua. Proprio lì. Bravissimo. Bravo, Pippo. Oh mio Dio! Wow! Ok, poi si deve posizionare così. Ah, comunque sei già in piedi. Ragazzi, voi ditemi che cosa... Cioè, è troppo bello. Allora, ah, l'abbiamo messo al contrario! Direi che è perfetto. Ok, mettiamolo così, bene bene. Che si vede. No, la Pippo no, la penna no in questo caso. Ok, facciamo vedere adesso così. Guardate che bello! Quindi vi dice qua... Aspetta Pippo, a lui piace la musichetta. Sì. Bye bye.
Arrivederci. Perfetto. Allora, quindi qua appunto ci sono i pianeti, bellissime tutte le formazioni. E poi qua invece è proprio l'interno della Terra. Allora, guardiamo qualcosa insieme. No, io voglio vedere il pianeta su Marte. Sì, sì, guardiamo anche un po'. Perché ci sono anche dei giochi, magari adesso proviamo a fare un giochino. Smart Globe di Oregon. Però sì, che cosa? La Terra. Ok, si poteva salvare. Saltare. Giochi. Giochi. Vediamo un po'. Ed ora si gioca. Premere un oggetto nel sistema solare per rispondere alla domanda. Primo livello. Dov'è Saturno? Saturno? Qua. Lo prendo per... Saturno. Bene, è corretto. Qual è la stella che si trova al centro del nostro sistema solare? Il Sole. Sole. Il Sole. Ottimo lavoro. Wow, ragazzi. Poi facciamo un'altra cosa, ad esempio la dimensione. Misura. Di della Terra. La Terra. La Terra ha un diametro di 6371 km. Wow. Sono leggermente più grande di Venere. Che bello, adesso facciamo di qua. C'è qualcosa? Strato. Premere sulla parte interna della Terra per imparare i nomi di tutti gli strati. Il nucleo interno. Nucleo esterno. Vedete, vedete tutti i... Mantello inferiore. No, ragazzi, è troppo bello. Io starei qua ore, però... Ok, però poi il video dura tantissimo, quindi lo chiudiamo, troppo bello. Ok, adesso lo rimettiamo a posto e utilizzando l'app, che adesso vi faccio vedere, guardiamo... No, vi volevo fare vedere una cosa qua. Sì. Dietro c'è il posto per la penna. Bravissimo, sì sì. Dammi la mano. Ok, quindi adesso lo rimettiamo, poi io vado dietro così vi faccio vedere un po' in 3D. Abbiamo scaricato l'app. Sì, ragazzi, allora abbiamo scaricato l'app. Semplicemente bisogna utilizzare un codice che c'è all'interno. Ve lo diciamo già, comunque c'è scritto tutto all'interno delle istruzioni. All'interno del cassetto, come potete vedere, c'è questo codice qua che è da scannerizzare. Ve lo fa già scannerizzare il telefono, quindi non ci sono problemi. Allora, una volta entrati nell'app, bisogna cliccare il mondo. Ok. E anche tossire. E tossire soprattutto. Allora, vediamo un po'. Poi c'è scritto di tenere il telefono lontano circa 30 cm dal globo per permettere al telefono di scannerizzarlo. Vedete? Ok, allora adesso teniamolo un po' lontano. Così? Aspettate, non so più cosa sto inquadrando. La mano aspetta, il mio Pippo. Globo. Allora, mettiamolo ad esempio di qua, l'Africa. Teniamolo un po' lontano così fa scannerizzare. Cosa ok, ragazzi, voi non vedete niente. Ok, sì, mo si vede. Va bene. Andiamo lontano. Perfetto. Vedete? E poi lì vicino. Sì, voi non vedete perché non posso tenerlo qua. Ok. Qua fa vedere che cosa sta scannerizzando. Quindi teniamolo qua. Non si vede. Forse. E piano piano lo scannerizza tutto. Ci sono i dinosauri. Sì, oh mio Dio, Pippo, vieni a vedere. Ragazzi, guardate! Allora, ad esempio, mettiamo gli animali. Ragazzi, ho messo la funzione animali, che è qua, e vi fa vedere, ad esempio, in Africa quali animali ci sono. Quali come animali? Leone, dove? Le zebre. Aspettate, vedete? Oh, che bello! Il gorilla. Quelli sopra! Aspettate, il leone, Pippo! Che bello! Ok, adesso mettiamo un'altra funzione come i dinosauri. Ma se... Ah, vedete, poi vi dice tutte le informazioni. I nomi, l'età. Il T-Rex. Non so, aspetta, adesso vediamo dove è il T-Rex. Se c'è. Comunque, giriamo anche un po' il mappamondo. Che ne so, Australia. E vi dice quali dinosauri ci sono stati in Australia. Poi i monumenti, ad esempio. Metti in Messico. In Australia il teatro dell'opera di Sydney. Metti in Messico. Andiamo nella nostra Italia. Anzi no. Messico. Aspetta, facciamo prima Africa. E quindi vi dice i monumenti principali. Poi... Oh mamma mia. Le previsioni atmosferiche. Vedete le tempeste. Invece in Australia, ad esempio. Ok.
Wow, ragazzi, c'è tantissime informazioni. Che bello! Imparerete tantissime cose. E Pippo? Allora, Pippo, ti piace? Dai, ragazzi, è troppo bello, veramente. Non ce l'aspettavamo così bello, a dire la verità. E si è rivelato una cosa magnifica. Quindi mi raccomando, prendetelo anche voi. Scriveteci qua sotto nei commenti se l'avete già preso, oppure se avete intenzione di prenderlo. E mettete tanti pollici in su. Tutto molto interessante. Ok. E scoprirete tantissime, tantissime cose. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su. Un bel like in su stavolta. Ok. Se siete nuovi, iscrivetevi al nostro canale, così faremo tanti altri video. E questo video, come per questo video dico. Dici? Animalosi. Sì, ragazzi, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre. Noi vi ringraziamo tantissimo. E quindi saluti a Tina e Pippo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!